l'ex capogruppo regionale del Partito Democratico Sandro Principe fra le 10 persone arrestate con l'accusa di corruzione elettorale e concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta è della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Atmosfera pesante nel Palazzo di Città. Il sindaco Marcello Manna invita alla cautela e a non dare giudizi affrettati. Brutta sorpresa per l'azienda agricola Orto di Famiglia di San Floro. Ignoti hanno dato alle fiamme la casetta di legno destinata alla convivialità. Gli imprenditori dicono: noi andiamo avanti. A Reggio operazione Focus 'Ndrangheta, le forze dell'ordine intensificano il lavoro di controllo del territorio dopo gli ultimi episodi che si sono registrati in città. La procura di Vibo ha iscritto 5 medici in servizio nell'ospedale Iazzolino di Vibo per la morte della quarantenne di Rombiolo. L'ipotesi è di omicidio colposo. Il comitato Strada Groviera di Cutro protesta per lo stato di abbandono in cui versa la strada statale 106, su cui insistono oltre 63.000 buche, chiesto l'intervento dell'ANAS. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in primo piano l'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, un vero ciclone giudiziario sulla politica arendese. 10 provvedimenti di custodia cautelare per presunto voto di scambio che hanno raggiunto 5 esponenti politici, tra cui Sandro Principe, 5 esponenti della cosca Lanzino Ruà. Marisa Fallico ci racconta tutto. Sono partiti all'alba con in mano un'ordinanza di custodia cautelare scottante che ha immediatamente generato un terremoto giudiziario ai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, direzione Rende e Hinterland, destinatari 5 esponenti politici e 5 esponenti della cosca Ruà Lanzino. E sono i nomi dei politici, tutti di Rende, ai quali sono stati concessi i domiciliari a fare clamore. Sandro Principe, ex consigliere e assessore regionale, per anni sindaco di Rende, già sottosegretario al lavoro, Rosario Mirabelli, ex consigliere regionale e comunale, Umberto Bernaudo, ex sindaco ed ex consigliere provinciale, Pietro Ruffolo, ex consigliere comunale e provinciale, Giuseppe Gagliardi, più volte consigliere e assessore comunale. Gli altri provvedimenti sono stati notificati in carcere perché già detenuti ad Adolfo D'Ambrosio, Michele Umberto Di Puppo, Francesco Patitucci, considerati esponenti di spicco della consorteria. In manette Paolo Lento. Nelle pagine del provvedimento vergato dal GIP su richiesta della DDA di Catanzaro, accuse pesanti come macigni. Ovviamente tutte da provare, siamo in fase di indagini preliminari. Concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione elettorale. Accuse scaturite da una complessa attività investigativa del PM antimafia Pierpaolo Bruni, da anni impegnato sul caso Rende, con il coordinamento dei procuratori aggiunti Vincenzo Luberto e Giovanni Bombardieri, nella quale sono state determinanti le dichiarazioni dei pentiti, riscontrate e incrociate dagli inquirenti, su tutti Pierluigi Terrazzano, Roberto Violetta Calabrese e Adolfo Foggetti, quest'ultimo esponente di primo piano della cosca Rango Zingari. Hanno confermato quando già in passato la DDA aveva in parte sospettato, in parte acclarato, ovvero di come a Rende, per anni considerata modello di buona amministrazione, il voto di scambio tra politica e criminalità organizzata fosse sistema consolidato. In cambio di voti, in ogni competizione elettorale, la cosca Ruà Lanzino otteneva una serie di favori: la gestione di locali comunali per attività commerciali, l'assunzione di persone contigue o intronee al sodalizio, persino lo stesso boss Ettore Lanzino, nella società in house del comune, la Rende 2000, diventata poi Rende Servizi, dipendenti che spesso neanche si presentavano sul posto di lavoro ma percepivano regolarmente lo stipendio, parte del quale finiva nella bacinella della cosca, a fare da tramite tra amministratori e 'ndranghetisti Adolfo D'Ambrosio. C'è stata una selezione dei dipendenti di una importante cooperativa sociale in house comune di Rende, che è stata demandata ad esponenti importanti della criminalità organizzata. C'è stata una frustrazione di alcune mansioni
di questa cooperativa per finalità elettorali, del tipo attacchinaggio elettorale, e questi sono fatti, come dire, che a nostro avviso integrano qualcosa di penalmente rilevante, cioè il concorso esterno e la corruzione elettorale. Rimaniamo ai fatti. Secondo gli inquirenti si tratta di un collaudato sistema ultradecennale, si tratterebbe di un intreccio, così è stato chiamato, al fine di ottenere il consenso elettorale. Isabella Roccano, sentiamo. Era il 2012 quando al comune di Rende arrivò la commissione d'accesso antimafia nominata dall'allora prefetto di Cosenza Cannizzaro dopo l'arresto di Umberto Bernaudo e Pietro Ruffolo, rispettivamente ex sindaco ed ex assessore. I due furono coinvolti in un'inchiesta della DDA di Catanzaro con l'accusa di aver finanziato una cooperativa sociale in cui figuravano personaggi vicini alle cosche mafiose. In seguito però i due personaggi politici furono prosciolti e la vicenda sembrava essere stata archiviata. Oggi invece il nuovo colpo di scena, il nuovo terremoto giudiziario che ha colpito la città di Rende. Gli inquirenti, dopo le dichiarazioni di alcuni pentiti, hanno approfondito le indagini accertando quello che gli stessi investigatori definiscono un collaudato sistema che andrebbe avanti dal 1999. Si parla nell'ordinanza di un intreccio politico-mafioso che in occasione delle comunali di Rende dal 1999 fino al 2011, dalle provinciali del 2009 e delle regionali del 2010 avrebbero consentito ai candidati finiti nell'inchiesta di ottenere l'appoggio elettorale da parte di esponenti di spicco della cosca Lanzino Roa. Anche in occasione della campagna elettorale del 2014 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rende sarebbe stato interessato, anche se detenuto al 41 bis, uno degli affiliati alla cosca, il quale, intercettato in carcere, aveva posto come condizione il pagamento di una cospicua somma di denaro, lamentandosi inoltre degli scarsi benefici ottenuti in passato dalla cosca nonostante si fosse occupato di monitorare l'attività politica dei principali candidati. E proprio l'amministrazione di Rende sarebbe stato il maggiore centro di interesse, secondo il quadro delineato dagli inquirenti. E così, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, locali pubblici comunali sarebbero stati dati in gestione da alcuni affiliati al clan. E ancora, nella società municipalizzata per la gestione dei servizi comunali sarebbero stati assunti personaggi vicini al gruppo criminale. Ma c'è di più, sarebbero stati promessi fondi pubblici per finanziare una cooperativa creata ad hoc da un esponente di spicco della cosca per la gestione dell'area del mercato di Rende. Insomma, l'accordo prevedeva, sempre secondo gli inquirenti, una sistematica elargizione di favori da parte di esponenti politici dell'amministrazione di Rende ad esponenti della cosca Lanzino Roa in cambio di appoggio elettorale. Al centro di questo scambio di favori la società Rende 2000, poi divenuta Rende Servizi, dove per un certo periodo sarebbe stato assunto lo stesso boss Ettore Lanzino. Alcuni pentiti avrebbero riferito che una parte delle retribuzioni percepite dalle persone vicine alla cosca, alcune delle quali venivano pagate senza presentarsi sul posto di lavoro, sarebbe finita nella bacinella del clan. E adesso vediamo nel servizio di Rosalba Baldino chi sono i politici coinvolti nell'operazione della direzione distrettuale di Catanzaro. Sandro Principe, socialista approdato al Partito Democratico, ex sindaco di Rende, sottosegretario al lavoro nei governi Amato e Ciampi, una carriera politica sulle orme del padre cecchino, dalla città del Campagnano al Parlamento, due volte deputato, la prima elezione nel 1987, sotto le insegne del Garofano, aveva 38 anni. Nel 1999 Rende lo sceglie come sindaco, nel 2004, nel corso dell'inaugurazione della chiesa di San Carlo Borromeo, sul finire della legislatura da sindaco, viene gravemente ferito da un colpo di pistola al volto sparato da Sergio Staino. In quel 29 maggio anche Massimo D'Alema, in città per la campagna elettorale, farà visita a Principe in ospedale. L'anno successivo, il 2005, è stato eletto in consiglio regionale con l'unione di Agazio Loiero a Palazzo Campanella, la riconferma nel 2010. Il Partito Democratico lo designa come capogruppo. Umberto Bernaudo, considerato molto vicino a Sandro Principe, ex sindaco di Rende, è stato ex consigliere provinciale di Cosenza. Pietro Ruffolo, ex consigliere ed assessore provinciale, ha ricoperto il ruolo di assessore all'urbanistica nella giunta Bernaudo. Rosario Mirabelli, medico, ex consigliere regionale, eletto nelle liste di autonomia e diritti ed ex vicepresidente della commissione programmazione economica fino al 2012. Nel 2013 ha aderito al gruppo misto. La militanza politica in Alleanza Nazionale a Rende, dove ha
ricoperto dal 1990 al 2005 il ruolo di consigliere comunale. Mirabello è stato inoltre ex consigliere provinciale di Cosenza dal 1995 al 1999, coinvolto nell'operazione di oggi della direzione distrettuale antimafia, anche l'ex consigliere comunale Giuseppe Gagliardi. Clima pesante questa mattina al comune di Rende, inviti alla cautela. Noi abbiamo ascoltato il sindaco della città del Campagnano, Marcello Manna. Sentiamo. Sindaco, questa mattina la città di Rende si è svegliata con delle notizie che sicuramente colpiscono sia l'opinione pubblica ma anche chi amministra la città. Sì, devo dire che sono notizie che lasciano molto molto perplessi. Una vicenda che va sicuramente affrontata nel giusto modo. Non credo che la vicenda giudiziaria di per sé oggi possa neppure meritare un commento di per sé, perché non se ne conoscono i contorni o altro. Quindi da questo punto di vista devo dire massima prudenza. Certo, è un'indagine giudiziaria, ma questo non significa ancora, non arriviamo come si fa spesso già alle valutazioni, a tutto quello che comporta una contestazione di questa natura. Va assolutamente con grande fermezza separato l'analisi politica da quella che è poi la valutazione di natura giudiziaria, che ha tempi diversi e in modi diversi. E io mi auguro che tra l'altro faccia chiarezza, che tutto si risolva nel migliore dei modi. Insomma, questo è l'auspicio che posso fare da amministratore. Fermo restando poi ovviamente tutte quelle che sono le riflessioni di natura più prettamente politica e amministrativa che devo dire ci muovono e ci hanno mosso già dall'inizio della nostra, dal momento in cui ci siamo insediati. Certo è che se venisse confermato poi il castello accusatorio che è mosso verso le persone indagate oggi sottoposte ad arresto, sarebbe uno scenario inquietante di una Rende con una pervasività mafiosa importante, con la presenza di voto di scambio e di altre commistioni fra la criminalità e la vita politica rendese. Beh, in caso di conferma di una tesi del genere, sicuramente il fatto diventa particolarmente grave e particolarmente allarmante, ma io devo dire, mi lasci pensare che tutto questo non sia proprio così come viene descritto in questi primi momenti. Ripeto, neppure si conoscono i contorni di tutta la vicenda, ma io mi auguro tanto che questo non trovi nessuna conferma, che sia un momento iniziale di una indagine, ma che non trovi conferma. Segnali in questo senso, devo dire, io mi pare di non coglierli così, però è evidente che se dovessero essere queste ipotesi accusatorie confermate, è evidente che le valutazioni devono essere ben altre. Tantissime le reazioni a questa vicenda, in particolar modo dal Movimento 5 Stelle. L'inchiesta che ha terremotato il PD rendese costringe tutti noi a profonde riflessioni di natura democratica, scrivono. Dalle indagini della DDA sembra emergere un sistema ben congegnato, atto alla creazione di voti e consensi elettorali. Un sistema che si è accertato pone il cittadino in posizione di subalternità rispetto al politico datore di lavoro, in combutta con le 'ndrine locali. La giustizia ora dovrà chiarire tutti quegli interrogativi, scrivono ancora i pentastellati, che feriscono al cuore l'area urbana. Una cosentina è un'intera città attraverso l'accertamento di reati a carico degli arrestati. Nessun dubbio dovrà essere lasciato al caso e per questo confidiamo nel lavoro degli inquirenti. Ma anche la politica dovrà fare le sue mosse di legalità e di dignità in questa scacchiera che vede contrapposti Stato e antistato. Chiediamo al sindaco Manna e alla sua maggioranza di provvedere a formare una commissione speciale sulla Rende Servizi, società in house del comune. Ci
citata più volte nel provvedimento firmato dalla DDA di Catanzaro. Proponiamo altresì la costituzione di parte civile del Comune nel caso in cui si dovesse arrivare ad un processo. Chiediamo un gesto di estrema onestà agli eletti del Partito Democratico Rendese. Tutti i consiglieri, a partire dal capogruppo in consiglio, dovrebbero fare un passo indietro e dimettersi. Queste le parole del Movimento 5 Stelle. Cambiamo adesso argomento. Brutta sorpresa per l'azienda agricola Orto di Famiglia di San Floro. Ignoti hanno dato alle fiamme la casetta di legno destinata alla convivialità. Gli imprenditori dicono: noi andiamo avanti. Sentiamo. La natura ha bisogno di eroi, una foto simbolica che ritrae Stefano Caccavari che abbraccia zio Franco. Loro da tempo portano avanti l'azienda agricola Orto di Famiglia, che considerano una comunità di persone con una mission, che è quella non solo di coltivare la terra, ma di porsi a guardia, a difesa di un territorio tanto martoriato. Le immagini riprendono questa gente mentre con amore e dedizione si dedica ad un progetto serio e responsabile. L'atto vandalico che questa notte ha colpito la comunità con l'incendio della casetta di legno, spazio di aggregazione e di convivialità, data alle fiamme da ignoti, è un gesto che, scrivono, rappresenta un segno di debolezza da parte di chi non ha compreso il valore del nostro agire e che colpisce un'intera comunità di appassionati ortisti, oltre 150, che dal 2014 sostengono il progetto e che hanno riscoperto l'amore per la natura, il senso di appartenenza alla terra e il piacere di mangiar sano. Stefano, attraverso un video, ha voluto lanciare un appello, sottolineando la volontà di andare avanti nonostante tutto e utilizzando, dice, la cenere dell'incendio per concimare i nostri terreni. Cari amici, buongiorno. Purtroppo questa notte all'Orto di Famiglia abbiamo subito un incendio. Ci hanno bruciato la casetta in legno. Ci hanno giocato questo piccolo brutto scherzo. Questa notte sono venuti anche i vigili a spegnere il fuoco. Ovviamente partirà la denuncia contro ignoti. Sappiate che noi andiamo avanti lo stesso e vi chiedo quindi un sostegno per la nostra comunità. Tantissimi gli attestati di stima e di solidarietà, anche quelli del presidente Mario Oliverio, che ha espresso appunto la sua solidarietà e vicinanza a Stefano Caccavari, il giovane imprenditore agricolo dell'azienda Orto di Famiglia di San Floro, oggetto nella notte di un atto vandalico che ha distrutto una struttura in legno. Stamane, non appena ha preso la notizia, il presidente della regione ha chiamato telefonicamente il giovane. A Stefano, ha affermato il presidente Oliverio, ho chiesto di non mollare e di andare avanti. Per la Calabria è vitale l'impegno di giovani come lui, che non devono sentirsi soli. Oliverio nei prossimi giorni incontrerà l'imprenditore nella sua azienda. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria per il bilancio dell'operazione Focus di 'Ndrangheta, la conferenza stampa delle forze dell'ordine questa mattina in prefettura. Vediamo. Il piano di azione nazionale e trasnazionale Focus 'Ndrangheta prosegue incessante in centro città a Reggio nel comprensorio della Locride. Oltre 200 uomini della Polizia di Stato nell'ambito dei servizi interforze previsti hanno effettuato nel quartiere di Pellaro e nell'area urbana compresa tra il Ponte Calopinace e il Ponte Sant'Agata numerosi controlli nei confronti di pregiudicati inseriti in alcune delle più agguerrite cosche di 'Ndrangheta. La Polizia di Stato giunge così nell'arco dell'anno 2016 al suo 25° Blitz, che si colloca nella più ampia e mirata strategia operativa di aggressione ai sodalizi mafiosi elaborata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, volta a contrastare la recrudescenza degli episodi criminosi culminata nei recenti fatti di sangue. Sono stati coinvolti uomini della Polizia di Reggio, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno, delle unità cinofile della Polizia con l'ausilio del personale del Gabinetto Regionale della Scientifica. Sono stati sottoposti a controllo 312 persone e 165 veicoli, effettuati 38 posti di blocco e 3 controlli ad esercizi commerciali, oltre che 2 sequestri amministrativi di veicoli. Il commissariato di Siderno ha invece controllato 77 persone e 40 veicoli, di cui 29 sottoposte al regime degli arresti domiciliari. Il dispositivo di sicurezza dispiegato dal questore di Reggio Raffaele Grassi proseguirà nei prossimi giorni in altre località dell'intera provincia di Reggio Calabria ritenute ad alta densità mafiosa.
Ed ora ci spostiamo a Vibo perché la Procura della Repubblica ha emesso 5 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti medici indagati per la morte di Domenica Mandaradoni, la donna di 40 anni di Rombiolo, deceduta lunedì sera nell'ospedale Jazzolino per cause in corso di accertamento. L'ipotesi di reato a carico dei 5 medici indagati è quella di omicidio colposo. I provvedimenti sono stati notificati in mattinata come atto dovuto dal personale della squadra mobile di Vibo. Per domani è prevista l'autopsia sul corpo della donna disposta dal PM Concettina Iannazzo, titolare dell'inchiesta. Non è escluso che gli indagati nominino un loro consulente medico legale di parte, così come potrebbero fare anche i familiari della donna morta, dalla denuncia dei quali è partita l'inchiesta. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Aggredito con un martello dopo una lite per futili motivi il conducente di un'auto, minacciandolo di morte e danneggiando l'autovettura. Un 28enne è stato arrestato e posto ai domiciliari della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. Proprio alle Fiamme Gialle si era rivolta la vittima dell'aggressione per chiedere aiuto, affermando di essere in pericolo. In quello stesso momento il 28enne ha raggiunto l'automobilista tentando di aggredirlo di nuovo, nonostante la presenza dei finanzieri. La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nei confronti di Francesco Suriano, nipote di Tommaso Gentile, attualmente detenuto e ritenuto capo dell'omonimo clan mafioso operante nell'Interland Diamantea. Il valore dei beni confiscati è stimato in 1.200.000 euro. Perseguita l'ex convivente, un 64enne siciliano è stato arrestato dagli agenti della questura di Vibo. L'uomo voleva vendicarsi della sua ex, anche lei siciliana, che, preoccupata dall'atteggiamento aggressivo dell'uomo, si era rifugiata a Pizzo Calabro, dove un amico le aveva dato ospitalità. I poliziotti di Vibo, in stretto contatto con gli uomini del commissariato di Ventimiglia, hanno monitorato gli spostamenti del 64enne. Questa mattina è stato bloccato, insieme ad altri 3 uomini, tutti con precedenti penali, ad un posto di controllo appositamente istituito. La Procura della Repubblica di Vibo ha emesso 5 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti medici coinvolti nella vicenda della morte della quarantenne di Rombiolo, deceduta all'ospedale Jazzolino lunedì sera per cause in corso di accertamento. Ad eseguire i provvedimenti notificati in mattinata sono stati gli uomini della squadra mobile. L'ipotesi di reato e omicidio colposo in concorso. Domani è prevista l'autopsia. Cambiamo ancora argomento. Protesta questa mattina a Cutro, nel Crotonese. Il comitato Strada Groviera denuncia la pericolosità dell'arteria stradale e chiede l'intervento dell'ANAS. Sentiamo. Una strada pericolosa, le buche troppe, il comitato Strada Groviera le ha contate, ammontano a 63.000 stamattina alla protesta sulla SS106 al bivio di Cutro. Siamo in provincia di Crotone, manifestazione pacifica con una richiesta precisa, ossia il passaggio di competenze all'ANAS. Il tratto che porta da Steccato di Cutro a paesi come Petiglia, Mesoraca, Cotronei è un tratto disastrato, è una vera e propria mulattiera ormai, dove ci sono parecchie buche oltre alla strada che non è proprio a norma e che ci impedisce di accedere appunto a Crotone, a Catanzaro, agli ospedali. Vogliamo che questa strada passi statale, di competenza ANAS, e quindi venga riammodernata, venga fatta a norma di legge e che ci garantisca comunque un futuro, una sicurezza, un'economia se vogliamo, perché all'interno dei nostri paesi abbiamo molte eccellenze, ci sono molte cose da valorizzare che però non riusciamo a farlo, noi ragazzi non riusciamo a fare impresa, non abbiamo lavoro, ci rimane questa strada come contatto con il mondo, questo contatto col mondo ci viene limitato, ci viene veramente tolto in questo modo. E ancora una notizia che arriva da Catanzaro, è stato chiesto l'utilizzo dell'esercito per il controllo dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme nell'ambito di un rafforzamento delle misure di sicurezza riguardanti lo scalo dopo i fatti di Bruxelles. La decisione è stata presa nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella. Il potenziamento delle misure di sicurezza, secondo quanto è stato spiegato, si giustifica
specifica per il fatto che quello di Lamezia Terme, con i suoi 2 milioni di passeggeri l'anno, è l'aeroporto più importante della Calabria, con voli in partenza e in arrivo da tutto il mondo. Il console generale degli Stati Uniti d'America nel sud Italia ha fatto visita al comune di Cosenza. Vediamo. Accolto dalla subcommissaria del Comune di Cosenza, dottoressa Emanuela Greco, ha fatto visita a Palazzo dei Bruzzi e a Cosenza il console generale degli Stati Uniti d'America nel Sud Italia. Una visita molto cordiale e proficua, durante la quale sono stati toccati diversi argomenti, dalle enormi potenzialità della Calabria nel settore del turismo alla necessità di incrementare gli scambi commerciali e di ampliare le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti calabresi. Una terra bellissima, con una cittadinanza anche eccellente che abbiamo potuto conoscere da vicino durante questi giorni. Allora, inoltre di quelli tanti italoamericani che ci sono, più di 20 milioni negli Stati Uniti, il continuare a rafforzare i nostri legami è molto molto importante. Questo è uno dei nostri obiettivi per il nostro tempo qui nel Sud Italia. La subcommissaria Greco ha poi illustrato brevemente le peculiarità di Cosenza, dalla plurisecolare Fiera di San Giuseppe, che si è appena conclusa, ai diversi giacimenti culturali presenti in città, il Museo all'Aperto Bilotti, con le opere dei maggiori artisti del XX secolo, il Castello Svevo e il centro storico tra i più belli d'Italia. Alla domanda del console sull'elemento principale su cui puntare per far sì che la Calabria possa progredire, la subcommissaria ha risposto che bisognerebbe puntare molto di più sull'intelligenza e la caparbietà, che sono i tratti distintivi del popolo calabrese. Penso che noi calabresi in generale, ma noi cosentini, abbiamo una sensibilità, un'intelligenza, una capacità organizzativa, un senso dell'arte particolarmente spiccato, forte. Quindi il mio augurio più forte è che appunto i calabresi possano essere conosciuti come persone, sicuramente sarebbero apprezzatissimi da tutti. Molte volte purtroppo l'immagine, quella del calabrese e della Calabria, è legato a fattori negativi e questo dispiace molto. E torniamo a parlare della vicenda che riguarda la SACAL, perché si è svolta oggi la riunione del consiglio di amministrazione della SACAL, la società che gestisce l'aeroporto di Lamezia Terme, durante la quale, fra i vari punti all'ordine del giorno, si è discusso della costituenda società di handling e in particolar modo della salvaguardia occupazionale dei lavoratori addetti ai servizi di assistenza agli aeromobili e ai passeggeri che transiteranno nella New Co. Questo lo riferisce la nota della SACAL, il CDA, su proposta del presidente Massimo Colosimo e del presidente della provincia Enzo Bruno, nell'ottica di trasmettere tranquillità ai lavoratori preoccupati dall'operazione societaria decisa dall'Assemblea degli azionisti, ha deliberato che nel bando di prossima pubblicazione finalizzato alla selezione del partner sarà espressamente inserito un impegno nella NewCo a mantenere inalterati i livelli occupazionali per 5 anni dalla costituzione, in linea con le valutazioni espresse nel piano industriale. Adesso parliamo di sport, perché si è giocata oggi una parte della 28esima giornata di Lega Pro del Girone C. Il Benevento resta saldamente in testa perché vince contro la Juve Stabia, anche la Paganese vince in trasferta sull'Ischia e poi domani giocherà il Catanzaro, che ospiterà al Ceravolo la Lupa Castelli. Ma sentiamo proprio mister Erra che parla di questa sfida. Abbiamo un unico risultato, veniamo da una situazione non facile, però sapevamo che avremmo affrontato avversari sicuramente con obiettivo diverso dal nostro. Ne usciamo un po' con le ossa rotte per ciò che concerne le ultime due gare, ma nel complesso siamo ancora fuori, ma domani abbiamo tutte le intenzioni per riprendere una marcia che ormai abbiamo smarrito da tanto tempo. La situazione deve essere buona nonostante gli ultimi risultati, perché non c'è tempo per guardarsi alle spalle, ma solo affrontare da domani il futuro con estrema determinazione, con un animo positivo. Quindi già da domani alibi finiti, incontriamo una squadra che è in difficoltà, una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere, ma noi abbiamo ancora tanto da chiedere a questo campionato, quindi da domani
voglio rivedere lo stesso Catanzaro di qualche tempo fa che gioca con estrema determinazione. Soffrire, ci sarà da soffrire fino alla fine, perché ormai ci sono tante squadre in pochi punti, quindi è impensabile salvarsi con largo anticipo, però di questo abbiamo già affrontato gli argomenti un po' di tempo fa, siamo coscienti e consapevoli che ci sarà da soffrire fino alla fine, ma siamo pronti e sono convinto che abbiamo le nostre chance, secondo me anche buone, per poterci salvare direttamente, quindi sono convinto che già domani si invertirà questo trend negativo. Ma io sono proiettato solo per la partita di domani, perché è quello che mi interessa. Poi è normale che quando una squadra non vince da tante partite e l'allenatore possa essere discusso meno, ma io sento la società vicino a me, sono proiettato totalmente per la partita di domani, poi altre cose dovete chiedere sicuramente alla società, non a me. E chiudiamo con una notizia che riguarda appunto l'apertura, lo tsunami giudiziario su Rende, perché l'ex sottosegretario al lavoro Sandro Principe, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catanzaro sui presunti rapporti con la cosca di 'Ndrangheta dei Lanzino Ruar, reso noto attraverso il suo legale, l'avvocato Franco San Marco, di essersi autosospeso dal Partito Democratico e conseguentemente da tutti gli incarichi ricoperti nel partito, fra cui quello di componente della direzione nazionale. Al contempo, sempre secondo quanto riferito dall'avvocato San Marco, Principe ha ribadito la linearità di ogni sua condotta, sia personale che politico-istituzionale. Bene, questa era l'ultima notizia. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Il meteo vi è offerto da...